la questione dello spazio-tempo. Prima di tutto dobbiamo capire che noi stiamo percependo una visione. Essa è divisa e diffusa nello spazio-tempo perché noi non possiamo percepire tutto l'insieme. Questo insieme è rappresentato dal ciclo 10 di 10 unità che esistono ordinate in modo progressivo lungo una linea. Questo ciclo 10 è il ciclo ideale di tutte le unità, perché è il ciclo generale di ciò che è chiamato lo spazio-tempo, che esiste in quattro dimensioni, tre di spazio, x, y e z, e una di tempo, la t. Infatti, 3 diviso 3, più il suo inverso, dato da 3 moltiplicato per 3, fa 1 più 9 uguale 10, come un'onda ammassata e espansa, laddove 1 è il flusso lineare di una massa e 9 è la superficie in cui ogni cosa è bloccata nel tempo, essendo una superficie composta solo di spazio. Di conseguenza, il ciclo 10 è la sintesi di ogni altro ciclo numerico, ammassato e espanso. Infatti, 1 ha il ciclo ammassato e espanso dato da 1 diviso 1 più 1 per 1 uguale 2. 2 ha il ciclo ammassato espanso fatto da 2 diviso 2 più 2 per 2 uguale 5. 3 ha il ciclo ammassato espanso fatto da 3 diviso 3 più 3 per 3 uguale 10. E noi vediamo che è la combinazione del ciclo dell'unità e del ciclo dell'esistenza binaria in due linee di progressione, positiva e negativa, che esistono in relazione a ogni linea geometrica. 10 è anche dato da 1 più 2 più 3 più 4, che è la sommatoria del 4. Il che, considerando la base 10 di ogni numero, è 10 elevato a 4 fattoriale, un vero e proprio ordine, ed è il fondamento dell'ordine dato dal Dio uno e trino di Gesù Cristo. 4 ha il ciclo ammassato e espanso dato da 4 diviso 4 più 4 per 4 uguale 17, che rappresenta 10 come il ciclo intero, più 7 come l'intera attività creativa di Dio, quella settimana biblica fatta di 6 giorni di lavoro e di una di non lavoro. 5 ha il ciclo ammassato espanso fatto da 5 diviso 5 più 5 per 5 uguale 26, ed è il ciclo di quel fondamento che è chiamato uno in relazione al tempo e trino in relazione allo spazio, una questione che, capito nel fondamento della fede che è chiamato Dio, porta al Dio uno e trino di Gesù Cristo, il cui ciclo è il 26 che proprio la Cabala ebraica attribuisce al nome di Dio Yahweh, ed è lo stesso 26 che la Cabala italiana attribuisce alla parola Dio, composta da 4 più 9 più 13, il che dà quel 26 nelle tre lettere a causa della posizione di ogni lettera nell'alfabeto italiano. 6 ha il ciclo ammassato espanso fatto da 6 diviso 6 più 6 per 6 uguale 37 e rappresenta la trinità 30 del ciclo 10 più
l'intera attività creativa di Dio in 7 giorni. Il ciclo del numero 7, che rappresenta l'intera attività del fondamento assoluto che possiamo chiamare Dio onnipotente, è 7 diviso 7 più 7 per 7 uguale 50. E in questo modo il ciclo del numero 2 uguale a 5 è il decimo del ciclo del numero 7 ed è l'unità complessa della metà parte, quella reale dell'assoluto valore dato da 10 per 10 uguale 100. In questo modo 100 è la superficie assoluta che ha per lato il ciclo 10. A causa della nostra realtà, che è sempre la metà dell'intero e che è chiamata parte reale e che è sempre riferita a quella opposta che è chiamata immaginaria, questa nostra analisi dei differenti cicli numerici conferma ciò che la fede degli ebrei ha affermato per una rivelazione che fu fatta da Dio. 7 è il pieno ciclo dei giorni e noi possiamo dividere un anno terrestre in quelle settimane. Sono 52 con un giorno di resto e questo conteggia rappresenta proprio 7 al quadrato uguale 49 come una superficie piena più la quantità intera di 3 dimensioni in linea del volume nel suo flusso e sono 3 direzioni dello spazio che corrispondono alla stessa trinità del fondamento di ogni cosa che o chi è chiamato Dio. Mentre quel giorno che rimane nel pieno anno di 52 settimane rappresenta il movimento unitario nel tempo come l'unità in se stessa. E 1 più 7 volte 52 è esattamente 1 più 364 uguale 365 giorni, quelli dell'anno. Naturalmente anche 365 giorni deve essere coerente e lo è nel 10 volte il ciclo riferito al ciclo 4 che è 37. 10 volte 37 è 370, laddove 365 è dato da 370 ridotto della parte immaginaria 5 del ciclo intero 10. Ma in un modo che computa più ordinatamente, noi possiamo partire da 10 cicli 4x4, in modo che partiamo da 360 e noi abbiamo da aggiungere 7 giorni lungo l'asse X, 7 giorni per l'asse Y e 7 giorni per l'asse Z. Sono 7 più 7 più 7, 21 giorni, che sono il contributo intero X, Y, Z di Padre, Figlio e Spirito Santo, come proprio i 3 assi, X, Y, Z. Ma da momento che il tempo reale si muove solo su una linea, su una direzione, delle 4 date da X, Y, Z, T, oppure dall'unità e dalla Trinità di Dio, il generale dato da 21 giorni del contributo trinitario deve essere diviso per 4. In tal modo, 21 giorni divisi per 4 danno esattamente 5,25 giorni, che sono uguali proprio a 5 giorni più un quarto di giorno. Dunque 360
più 5,25 determina proprio il risultato esatto dei 365 giorni e un quarto di giorno in cui l'anno astronomico è veramente diviso. Ora, il problema è questo. Perché questa conformazione ideale dell'anno in 365 giorni e un quarto è realmente un anno? La Terra ruota in un universo che è veramente ordinato dal ciclo 10? Oppure i 365 giorni e un quarto dell'anno astronomico ha questo valore per un semplice caso, che dipende solo da pura fortuna? Oppure invece è vero che lo spazio è lo stesso tempo, uno ordinato come n e l'altro ordinato come n elevato a meno 1 o un ennesimo, uno come valore intero in unità e l'altro come una parte decimale dell'unità? L'unità dello spazio è forse 10 volte 1 e il suo tempo unitario è un decimo? Insomma, lo spazio-tempo nella sua unità è 10,1? Infatti è così, perché 10 diviso 10 più 10 per 10 fa 101 ed è esattamente 10 volte il ciclo dato da 10,1. In questo modo l'universo, fatto da uno spazio immenso, deve essere ordinato dal ciclo 10. Ma in che modo? Se 10 è la quantità assoluta in linea, tutto il volume assoluto è di 10 unità in tre linee, x, y, z, oppure Padre, Figlio, Spirito Santo, in modo che deve essere 10 al cubo nel suo spazio, mentre invece è solo 10 nel suo tempo. Esso, dunque, è 10 elevato a 4, in tutta la sua parte reale, ma ci deve essere un altro 10 elevato a 4 nella parte corrispondente che è immaginaria, mentre 10 al quadrato deve essere la superficie assoluta. In tal modo 10 elevato a 8 è la lunghezza in assoluto e 10 al quadrato è il suo piano trasversale nella sua unità assoluta. In altre parole, l'assoluto è dato da 10 elevato a 10 in una linea sola nel tempo. Se noi partiamo dall'unità atomica nella sua struttura, 10 elevato a 10 unità atomiche sono proprio l'unità dell'universo, che è il metro esatto che noi abbiamo. Ed è così. Ma noi non abbiamo ottenuto il metro procedendo dal particolare verso il generale. Al contrario, noi abbiamo messo su in atto una via inversa che procede dal nostro intero generale, che è il mondo, il nostro pianeta, la Terra, considerata 10 elevato a 7 in un quarto del suo meridiano, laddove 7 è il pieno movimento di 3 nel ciclo 10. Allora 10 elevato a 7 è la sua quantità assoluta, che noi possiamo assegnare a quell'assoluta parte che per noi è addirittura il nostro mondo. Nel preciso momento in cui 4 volte, ossia quella del tempo e dello spazio, o del Dio uno e trino, furono moltiplicate alla quantità assoluta 10 elevato a 7,
nel preciso momento in cui ciò fu fatto, noi considerammo il meridiano come un ciclo terrestre uno e trino e la sua parte inversa, ossia 40 milioni elevato meno 1, ossia la sua 40 milionesima parte, fu il metro perfetto, l'unità perfetta, l'esatto metro capace di misurare in modo perfetto ogni cosa. Solo quando noi partimmo da 10 elevato a 10, dividendolo per 10 elevato al cubo, ossia per tutta la massa unitaria, noi avemmo 10 elevato a 7 come tutta la possibilità di moto di tutta la massa esistente nel valore assoluto di 10 elevato a 10. È l'assoluto che non è la conseguenza di un caso, che potrebbe essere dato solo dall'adozione di un numero che poteva essere diverso. Infatti ogni numero ha il suo ciclo proprio e solo quello del numero 10 è rappresentativo di ogni altro ciclo. Lo abbiamo visto. In altre parole, il numero 10 esiste realmente come un signore del nostro sistema numerico e il tempo nella sua unità è lo stesso 10 quando è alzato alla potenza matematica di meno 1. Dunque, noi possiamo contare le date nel tempo. Quando noi abbiamo una quantità collocata in una superficie che esiste solo in potenza di esistere, se noi la dividiamo per la parte unitaria del lato 1 per 1, noi l'abbiamo lanciata tutta nel tempo di un reale flusso in singole quantità unitarie che sono espresse a quel punto proprio nell'unità dell'anno e nei decimi del mese e dei giorni. L'anno è nel valore unitario, mentre i mesi sono nelle quantità percentuali dell'unità e i giorni sono nella quantità decimillesima dell'unità. Io voglio fare il caso di un 100, che è la quantità assoluta data da 10 al quadrato, che sia in un flusso reale grande proprio il valore unitario dato dalla parte reale di 10, ossia da 10 mezzi, ossia da 5. La combinazione di 100 come area, valore assoluto, e di 5 è 100 e 10 elevato a 100 moltiplicato per 10 elevato a 5. Moltiplicato perché 100 e 5 sono solo esponenti del ciclo numerico 10, che è il ciclo base di ogni quantità decimale e si pone come un vero e proprio dio del sistema numerico. La moltiplicazione delle potenze basate su 10, 10 elevato a 100 moltiplicato 10 elevato a 5, è in relazione agli indici la somma degli indici e si presenta come 10 più 5. In tal modo 105 è la somma e rappresenta in assoluto il volume avente la superficie assoluta 100 e il flusso reale della metà parte, solo quella reale del ciclo 10, ossia di 5. Dal momento che questo 105 rappresenta un intero assoluto, noi sappiamo che quando è intero ed è assoluto, è anche trinitario,
e può essere diviso nelle tre linee X, Y, Z oppure in Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi, per avere 105 solo in una direzione, sappiamo che dobbiamo dividere 105 per 3 e così rimane 35 ed è una quantità per 100 in ogni componente. Se la esprimiamo nei valori unitari e non percentuali, questo 35% diventa 0,35 unità. Ebbene, la superficie poggiata su 0,35 unità, l'area, è data facendo il quadrato di 0,35 e noi abbiamo il risultato di 0,1225 che è da valutarsi come l'unità 0 che è misurata in anni, il mese 12 che è misurato nel valore percentuale e il giorno 25 che è misurato nel valore decimillesimo. Ebbene, questa data dell'anno 0, il mese 12, il giorno 25 è Natale. Dal momento che questa quantità è rappresentativa del reale quantitativo intero, sia nella sezione sia nel flusso reale, noi possiamo fissare questa data come quella in cui un Signore si è incarnato nel nostro mondo, costruito attraverso questi ordini numerici.